Tiziana Adriano, Francesca Comincini, Susanna Niccherelli, Paola Randi, grazie di essere con noi. Poco si sa di quanto sia stata feroce la caccia alle streghe nel XVII secolo. Volevo sapere quanto questo per voi ha rappresentato un ulteriore stimolo per lavorare a questo progetto così particolare e quanto vi siete anche preparate personalmente per così coprire un po' di queste mancanze. Beh, quella che sapeva tutto era Tiziana sempre, quella a cui dal set qualunque dubbio io facevo una telefonata. Cioè, la fortuna di avere... Sì, perché lei appunto ha scritto il libro, ha fatto alla base di questa storia c'è una ricerca grossa. Di molti anni. Sì, sicuramente sono un'appassionata, non una storica, perché gli storici giustamente studiano e io sono un'appassionata, quindi ho letto tanto e la voglia assolutamente di far sapere un po' di più di quello che era accaduto nel XVII secolo era tanta. E la possibilità di far conoscere una strage dimenticata, come spesso dice Francesca Francesca Comencini, era uno dei desideri per me più grandi che poteva essere in qualche modo raccontato attraverso un libro prima, ma soprattutto una serie che ha una possibilità di impatto molto più alto con il pubblico generalista. Ultimissima domanda, mi sono chiesta e vi chiedo, ma sarebbe forse il caso di dare una sorta di risarcimento morale a tutte queste donne perseguitate ingiustamente? Sì, noi abbiamo cercato di farlo con questa serie perché... Il fantasy ci ha permesso di inventare un riscatto che forse poi non c'è stato, però mano a mano che la serie va avanti, da che le presentiamo come umane, umanissime donne, loro diventano potenti e quindi un piccolo riscatto nella nostra serie queste streghe ce l'hanno grazie al fatto che acquisiscono sempre di più dei superpoteri dovendo combattere un enorme superpotere che è il patriarcato, la chiesa, quindi si confrontano con dei superpoteri e quindi piano piano diventano potenti e magiche anche loro. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.